questo appuntamento con Automotive World, cari amici ascoltatori che ci seguite dai vari social, sul web. Buongiorno da Pierluigi Bonora, promotore di Forum Automotive. Con me l'opinionista, grande esperto Massimo Genzer. Ciao Massimo, oggi voglio commentare con te questa affermazione recente del ministro dell'Economia e delle Finanze italiano Giancarlo Giorgetti. I target dell'elettrificazione al 2035 non stanno avendo effetti risolutivi né sulla domanda né sull'offerta di veicoli elettrici, col rischio di rallentare gli investimenti del settore nel suo complesso. Beh, mi sembra azzeccatissima questa affermazione di Giorgetti. Sì, molto corretta. Peraltro, permettimi di fare una piccola parentesi, questa mi sembra che sia l'ottava serie, no, del nostro Sì, Automotive è vero, ottava World. È serie. iniziato 3 anni fa, quindi voglio ringraziare te per diciamo, le domande che mi fai, lo spazio che mi dai, e voglio ringraziare Grazie. anche coloro che ci seguono, insomma. E speriamo di continuare, se ci seguono, se sono interessati ai nostri commenti, continueremo senz'altro, insomma. Ringraziamo anche Andrea Brambilla, direttore di auto, ovviamente. Sempre, sempre. Andrea è un grandissimo amico, un grande esperto e con lui, francamente, che ci permette di fare queste trasmissioni qua. Sì, Allora, Giancarlo Giorgetti ha detto delle cose molto sì, sagge, che condivido. rallentare gli investimenti nel settore nel suo complesso è quello che è successo. Tutti sull'elettrico, rallenti dall'altra parte, i cinesi arrivano con le macchine endotermiche. Sì. Io non so chi ha preso queste decisioni strategiche, cioè ce l'ho questo dubbio. E penso che siano stati i tedeschi che pensavano poi di invadere con la loro supposta superiorità tecnologica il mercato cinese. Che questo poi si verifichi, io credo che sia una cosa, un sogno, un sogno. Io mi ricordo negli anni 70 in Ford si cercava di capire i cinesi. Ritornò Kissinger da un viaggio in Cina, andò a Detroit, si incontrò con i top, i nostri top, che gli chiesero: ma come si deve relazionare con i cinesi? Cioè, non lo so, non l'ho capito e penso che sarà molto difficile capire come relazionarsi con i cinesi. Si impara di giorno in giorno, Esatto. purtroppo a scapito degli errori commessi. Esatto. E chi pensa di poter invadere il loro mercato, penso che è bene che faccia un passo indietro perché non sarà possibile. Si va verso la neutralità tecnologica, Massimo Genzer. Vediamo, vediamo poi che cosa significa in concreto questa neutralità tecnologica. Se significa utilizzare l'ibrido, l'ibrido plug-in, se significa anche utilizzare l'elettrico e ovviamente anche, diciamo, oltre, allora va bene, anche l'idrogeno intendo, cominciando da veicoli commerciali, da città o perlomeno di percorrenze brevi, io credo che sia corretto, ma soltanto elettrico credo che sia non sia realizzabile nel breve termine. Bene, grazie Massimo Genzer. Chiudiamo qui questo nuovo appuntamento con Automotive World, ottava edizione. Grazie per l'ascolto, carissimi amici, e alla prossima. Grazie, grazie a te Pierluigi e un grazie a tutti quelli che ci seguono.